e alla fine Viola e Adele ballarono insieme. Siamo al Cicognini di Prato, dove nelle scorse ore è andato in scena il ballo di fine anno, ma che fino a 3 mesi fa si chiamava Ballo delle Debuttanti ed era un'esclusiva per coppie etero. Ma le due ragazze, desiderose di ballare insieme, avevano chiesto alla preside e al consiglio d'istituto di rompere la tradizione, aprendo il ballo anche alle coppie LGBT. Una battaglia di cui ne è valsa la pena e che ha visto Viola e Adele scendere le scale insieme alle 31 coppie del ballo. Le due ragazze non vogliono parlare ai microfoni, tanta la pressione mediatica in questi mesi su di loro, per i compagni di classe, ormai è acqua passata. È stata un'esperienza magica che rifarei mille volte. Ma le polemiche ci sono state? C'è sempre qualcuno più tradizionalista rispetto a altri, quindi preferisco non rispondere, non parlare su ciò che è successo. E al ballo di fine anno anche le famiglie dei ragazzi maturandi. Anche se ho mentalità un po' diversa, però devo fare complimenti a tutto lo staff, non è stato facile. Passate, superate, mi sembra che sia stata presa la scelta giusta, andiamo oltre. Soddisfatta la preside. Polemiche finite, sì. Sì, polemiche finite e quindi tutto per il verso giusto e sono felicissima di aver dato l'opportunità ad un aspetto diverso del ballo. Bellissima, siamo contenti, ora si fa la baciata. E a mezzanotte risuona Antonello Venditti e la sua notte prima degli esami.